Bentornato negli studi di Tempo Radio a Franco Nodari, che è amministratore unico di Indecast. Buongiorno amministratore, bentornato. Buongiorno. Buongiorno, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Lo ripeto, 348-3188-339. Per chiamarci fatelo 0376-631709. Poi ancora la diretta streaming, ricordiamo, sulla pagina Facebook di Il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare del cimitero, perché grandi lavori fatti, grandi lavori anche che state facendo. Stiamo facendo degli ottimi lavori, veramente. Abbiamo fatto tutti gli impianti di irrigazione in tutto il cimitero, abbiamo seminato quasi dappertutto, ormai siamo quasi alla fine dei lavori. Naturalmente verranno finiti prima delle feste dei morti e dei santi. Entro fine settimana prossima dovremo riuscire a finire tutto, a pianificare le cose. Abbiamo messo di tutto, un po' di fiori, un po' di verde, insomma il cimitero ha cambiato faccia. Credo che i cittadini siano contenti di questa cosa, perché è venuto fuori al di sopra delle nostre aspettative, infatti, sia con i cespugli sia con la pianificazione della pavimentazione, che metà l'hanno già fatta e metà la faranno lunedì o martedì. La pavimentazione è venuta fuori molto bella e molto che. Stavo dicendo, sì, molto bella. Poi, per quanto riguarda il cimitero vecchio, che ho sentito un po' di polemiche sulla stampa, l'ala del cimitero vecchio non è così, non è pericolosa. Abbiamo provato a vuotare tre colloquili e il cimitero dovrebbe, secondo l'ingegnere, dovrebbe essere a posto, si può svuotare e sistemarlo. A parte che ci sarebbe solo la facciata da fare un po' di malta, il restauro della facciata, sia quella lì e sia quella fuori, che adesso la soprintendenza finalmente dopo 5 mesi credo che abbia dato l'ok, che ci potrà anche pitturare entro la fine di novembre se ci riusciamo. Okay, addirittura proprio diventa bello, proprio anche il monumentale, insomma, diventa. Quindi insomma possiamo, la facciata viene fuori carino anche quello, insomma. Ecco, quindi possiamo tranquillizzare, non è vero che ci sono rischi o altro, insomma. Assolutamente no, infatti il cimitero è un posto di pace, di tranquillità, deve essere così, e viene fuori un colpo d'occhio quando uno entra al cimitero adesso. Ho messo giù un migliaio di piantine piccole tra rose e arbusti di varie colorazioni per la primavera dell'anno prossimo. Dovrebbe venire fuori una cosa molto bella, insomma, ecco. Allora, invece cambiando, anzi no, non cambiamo argomento, piantine, vedo grandi lavori in Via Boschetti, o sbaglio anche? Via Boschetti stiamo cominciando adesso, in questi 10 o 15 giorni cominceremo a cambiare i fiori, per me cambiare i fiori, quelli che abbiamo messo per l'estate, metteremo le viole per l'inverno e naturalmente entreremo anche i bulbi e i tulipani, che la Magda Sigurtà con la gentilezza ce le ha donati anche quest'anno. Infatti abbiamo 5.000 bulbi da mettere giù insieme alle viole. Il viale l'abbiamo già pulito dai fiori che c'erano, adesso un po' alla volta, andare verso il 10 di novembre, sistemeremo tutti i perenni per l'inverno e togliamo quelli dell'estate e mettiamo quelli per l'inverno. Quindi appunto anche Via Boschetti, che rimane sempre, rimarrà sempre colorata anche nella brutta stagione. Anche l'inverno, perché infatti mettiamo giù le viole bianche e gialle con i bulbi in mezzo, poi naturalmente in primavera quando vengono su tulipani, sperando che le signore non vadano mica a toglierceli come fanno di solito. No, vabbè, dai, insomma, sì, cioè, lo aveva detto, piuttosto chiedeteli che ve li regalano, aveva detto. Porto qualche cassettina di viola se qualcuno la vuole, ma non andare a levarli quando sono già piantati, insomma, ecco. Ecco, infatti, quindi non andate a rubare, non rubate i fiori, mi raccomando, questo è molto, molto importante. Assolutamente. E poi ancora parliamo, a proposito, quindi parliamo di piante, continuiamo a parlare di piante perché le foglie stanno cadendo, quindi anche giardinieri ed esperti ti dicono a questo punto possono partire le potature senza problemi. Siamo partiti lì vicino al cimitero per i pini, per dargli la forma, sono appuntiti un po' tutti, stiamo sistemandoli tutti. Dal mese prossimo ci cominceremo le potature anche nel Parco Pastore, che è delle piante da 30 metri che sono 10 anni che non vengono potate, con dei rami che vanno fuori 10 metri che tendono a spaccarsi. Infatti il mese di novembre lo dedicheremo al Parco Pastore per sistemare tutte le piante a nord del parco.
che sono da sistemare, insomma, ecco. Un'altra cosa che mi piacerebbe fare, ho chiesto all'amministrazione se mi danno una mano, mi piacerebbe fare l'irrigazione al pastore quest'inverno, per avere l'anno prossimo un parco inglese, non un parco che si secca quando viene giù o 8 giorni di caldo. Spero di riuscirci in base alle nostre possibilità, perché costa un pochino. Se riusciamo a raccogliere abbastanza, cioè raccogliere, avere abbastanza soldi per poterlo fare, penso di farlo a step comunque, di provarne un pezzo e guardare come succede, insomma. Certo, per cui appunto sì, questo per le estati magari calde e secche, appunto per evitare che, e si agisce prima, giustamente. Sì, infatti, giustamente. Ma quindi tra l'altro veramente volete fare proprio una trasformazione del Parco Pastore in bello, eh? Perché no, ma infatti se riesco a fare l'impianto di irrigazione, tagliare le piante che sono da potare, che sono parecchie, il parco l'anno prossimo vedremo che si rinvigorisce, si ringiovanisce praticamente, che le piante hanno bisogno di essere tagliate, hanno bisogno di essere sistemate come tutte, certo, le altre cose. Come tutte. Ecco. Tra l'altro, quanti alberi ha più o meno Castiglione? Più o meno. Castiglione, c'erano circa 11.000 piante a Castiglione, senza parlare di quelle matte che c'erano in giro. Infatti l'anno scorso abbiamo pulito la muraglia del Parco Pastore. Quest'anno siamo a novembre e è venuto su le piante, quelle matte, quelle erbacce che stanno coprendo di nuovo la muraglia. Bisogna ricominciare di nuovo e pulirla un'altra volta, perché vale la pena, la muraglia è molto bella e vale la pena di metterla alla vista dei cittadini. Da pulire di nuovo, pensate questo, insomma, l'aveva fatto quando l'anno scorso ottobre-novembre, infatti se uno passa lì ai Martini, dietro la muraglia all'esterno ci sono delle piante che sono 2,5 metri tra in una stagione. Una cosa quasi assurda, però insomma, è indice comunque che il territorio è sano, quindi prendiamo questo aspetto positivo, insomma. No, la pulizia abbiamo sempre tenuto a farla un po' dappertutto, infatti anche se parliamo di raccolta differenziata, oggi la raccolta differenziata sta funzionando abbastanza bene. Anche i 5 continenti stanno migliorando un attimino, non del tutto, però stanno migliorando anche loro. Abbiamo fatto delle giornate con i vigili per cercare di spiegargli come funziona la raccolta differenziata per l'ennesima volta, che è parecchie volte che ci andiamo per fare questa cosa, però mi sembra che quando ha cominciato la stagione, insomma, siamo andati lì e abbiamo fatto il mese scorso 3 o 4 mattine, sembra che stiano migliorando un pochino, io spero che la cosa continui così. Come spero che in tutta Castiglione continui a farla bene, perché l'immondizia oggi con i costi che ha, se la fanno bene risparmiamo dei soldi e abbiamo pulizia del paese. Sì. Se invece la fanno male buttano fuori le borse per strada, poi l'immondizia c'è per il paese. Certo, assolutamente sì, assolutamente. Tornando alle piante, quindi praticamente, mi scusi amministratore, ma se avete circa 11.000 alberi di quelli censiti, no? Non quelli che le ha detto Matti, tanto per intenderci. Cioè, come fate a potarli tutti? Oddio, noi sono 3-4 anni adesso, che 3 anni che ci siamo dietro da quando siamo entrati noi in amministrazione, che il comune ci ha affidato questa cosa, ne tagliamo 400-500 all'anno, forse anche di più, perché... Quindi praticamente quando mi viene in mente la fabbrica del Duomo di Milano, la chiamano, no? Cioè che praticamente puliscono dallo smog e quando hanno finito di fare il giro praticamente bisogna ricominciare. Sicuramente non finiamo mica, cerchiamo di fare quelle più importanti. È una cosa del genere. Tutti gli anni, sia in inverno bisogna dargli una pulita, quelle che sono più brutte, quelle che sono più cadenti le sistemiamo l'anno dopo. Infatti i pioppi nel Parco dei Genzani che cadevano li abbiamo tagliati 3 anni fa, ne abbiamo tolto 5-6 metri, li abbiamo sistemate. Quest'anno, l'anno scorso, non è più caduto niente. Infatti le piante sono belle e rigogliose. Per cui appunto... Ma vanno curate. In continuazione, piante. Anche perché le piante poi ricrescono. Cioè, infatti, quindi, più le tagli e più germogliano. quindi un lavoro costante. Del resto va bene. Insomma, e poi questo senza contare le siepi anche. I siepi mi hanno fatto morire quest'anno, l'avevo tagliato 20 volte. Sulla statale ogni 20 giorni spuntano i rametti per 20 centimetri, che poi la siepe fa un po' schifo, invece tagliata e sistemata è così carina perché è bassa. Sì. Purtroppo quest'anno col caldo che ha fatto e l'umidità l'abbiamo tagliata 7-8 volte sia lì che nella zona industriale. Adesso lo stiamo sistemando
da più parti per l'ultima volta, spero, insomma, stiamo sistemando per l'inverno, la stiamo tagliando e raddrizzando. Io penso che sia l'ultima volta che la dobbiamo tagliare. Sì, dovrò cominciare bene. Ancora la zona industriale, che è molta e tanta la siepe in zona industriale, però per l'ultima volta la taglieremo tutta, la sistemiamo tutta. Ma gli stessi sfalci dell'erba adesso con l'arrivo del freddo. Sì, infatti un po' anche l'erba dei parchi ormai verranno tagliati forse ancora una volta. Poi naturalmente c'è il riposo per i 4 mesi invernali o 5, sarebbero da concimare. Guarderemo anche quello lì cosa possiamo fare, usare roba sintetica per non creare degli odori come l'anno scorso, proveremo a trovare qualcosa di diverso. Allora, tornando invece adesso ai rifiuti, lei ha detto appunto queste giornate informative fatte anche con gli agenti della polizia locale ai 5 continenti, eccetera, però in linea di massima va abbastanza bene comunque la differenziazione. Sì, in realtà insomma, il differenziato non siamo a valori che dicono qualche altro comune, l'80, il 90, siamo al 70-75%, ma io sono abbastanza soddisfatto, insomma, ecco, è inutile che spinga di più al 90, che poi non è vero, cioè, raccontano un po' di frottole pur di farsi vedere, preferisco dire la verità, sì. Noi siamo al 70, va bene il 70, insomma, l'importante è che il paese sia pulito e sia ordinato. Sì, beh, ma quello sa che ci sono sempre i primi della classe, ovunque lei vada, ma no, infatti, che poi magari proprio primi non sono, ma loro si atteggiano a tali. Allora direi di fermarci un attimino con Franco Nodari, amministratore unico di Indecast. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Ha un bel po' di messaggi, vedo, quindi adesso dedicheremo la seconda parte a rispondere ai suoi concittadini. Torniamo subito. In compagnia di Franco Nodari, amministratore unico di Indecast, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Se lei vuole aggiungere delle cose, le aggiunga in qualsiasi momento. Le leggerei i messaggi dei suoi concittadini. Allora, iniziamo subito con un apprezzamento che è arrivato da parte di Roberta, che dice: bravissimo Nodari, sta facendo tutto quello che ha permesso. Complimenti Roberta, appunto, che apprezza molto. In particolare mi ricordo, in particolare Viale Boschetti, eccetera, eccetera, proprio. Infatti i fiori. Non sono uno che ama molto andare sui giornali e a cacchierare, preferisco fare le cose. Sono un uomo che le fa le cose più che dirle, ci tengo a farle e farle bene, però non mi va tanto di andare a fare gli articoli di qua e di là sui giornali qui, per farmi vedere. Infatti, sono bravi. Preferisco farle in sordina e farle bene. Esatto. Allora, grazie Presidente per quello che fa per Castiglione, è una città fiorita e questa è una cosa molto... Infatti negli ultimi 15 anni penso che sia la prima volta che Castiglione ha fiori un po' dappertutto in tutto il paese, che sono anche carini. Uno quando arriva a Castiglione e vede una aiola fiorita, penso che la faccia del paese sia quella lì, insomma. Posso dire anche, amministratore, io adesso non so, non conosco i dati, magari le chiederemo se ci sono, eccetera, però... La sensazione è che il turismo sia in netto aumento, anche forse proprio perché l'attrattività di Castiglione, cioè per diversi mesi è capitato di vedere stranieri. Gli apprezzamenti ne abbiamo avuti parecchi un po' dappertutto. Quando la gente arriva da Castiglione, arriva da qualsiasi parte, arrivi, si trova davanti una rotonda, un pezzo di terra coltivata e fiorita. All'interno del paese è pulito e ordinato, insomma, praticamente abbiamo preso punti nei rispetti di qualche anno fa, di qualche paese che abbiamo qua attorno, che sembrava che fossero i più belli, in realtà stiamo guadagnando un po' di posti, insomma. Cioè non c'è stata una giornata da primavera a una settimana fa che non ci fosse un tedesco in Piazza Duomo o cose di questo tipo qua. Cioè, infatti, adesso parte il paese tutto. È ordinato, la gente ci viene più volentieri. Infatti. Allora, Presidente, guardi che ai continenti la raccolta differenziata non viene fatta, le dicono. Ma no, viene fatta, non viene fatta al 100%, ma viene fatta. Dobbiamo anche capire che la gente che ci abita, cioè dovete mettervi nei panni, cioè la gente che ci abita non ha la cultura che hanno gli italiani, sicuramente hanno una cultura che loro ammucchiano e gli danno fuoco nei suoi paesi, figuriamoci qua dove la mettere nei sacchetti. Ma è una curiosità, si va a palazzine magari, cioè c'è una palazzina dove sono più bravi di altri, cose di questo tipo? Sì, infatti ci sono delle palazzine che hanno imparato e hanno dei figli giovani che vanno a scuola. Naturalmente hanno imparato e riescono a farla bene, poi ci sono delle palazzine che purtroppo la fanno da cani, però diciamo che rispetto a un anno fa qualcosa abbiamo migliorato. Poi, altro messaggio, bravo Presidente, ha parlato della ex statale da tagliare, dove bisogna tagliare le siepi, hanno bisogno di essere tagliate. Infatti le stiamo sistemando, abbiamo cominciato ieri mattina, adesso nella prossima settimana dovremo fare tutta Castiglione.
poi è arrivato un messaggio, allora noi paghiamo e basta. Paghiamo che cosa? Non so, forse polemica, non so, forse sui cinque continenti, non so, forse. Allora, altro messaggio. Dunque, presidente, guardi che la sua ex azienda da un po' di tempo fa odori non indifferenti, nessuno dice niente, quando c'era lei la mettevano in croce, non è giusto? Purtroppo la era, io non so, una grossa azienda, tipo di lavorazione, quello che facevo io, l'hanno anche chiuso. Spero che hanno messo giù un impianto nuovo, spero che si sistemino col e faglio l'aria compressa però all'interno della fabbrica. Poi grazie a Nodari per quello che fa con Indecast, perché tutti parlano e vogliono dare la paternità alle opere, lei fa e non dice niente, appunto come diceva lei, no, io preferisco fare piuttosto che parlare, no? Infatti, fondamentalmente. Infatti io l'Indecast stiamo tirandolo su di morale un po' dappertutto, sia nei mezzi che ne abbiamo comprati 4 o 5. Abbiamo comprato la pala, stiamo rinnovando un po' tutto il parco macchine, gli uffici li stiamo sistemando. Pian piano nei prossimi 2 o 3 anni riusciamo a portare un'azienda a massimi livelli. Certo, certamente. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di mezzi che si deteriorano notevolmente. Sì, ne abbiamo parecchi da cambiare ancora, ci vuole ancora un po' di soldi. Però diciamo che 3 o 4 all'anno dovremmo riuscire a farli in 2 anni o 3 di avere un parco macchine nuovo, efficiente per il comune, insomma. Poi il cimitero nuovo, quando sarà finito? Un'opera d'arte? È un'opera d'arte. Per venerdì prossimo dovrebbe essere finito tutto, sia i fiori, le aiole e tutto il cimitero, per essere libero di poter. Ci sono le feste dei morti, dei santi, la gente vuol sistemarsi i loculi, i fiori. Sicuramente riapriamo per venerdì prossimo. Totem funziona già pronto, il totem è già in funzione da. Il totem è già in funzione da un paio di mesi, sta funzionando non al 100%, credo, però al 95% sicuramente. Perché adesso tra un po', lo sai, è una vecchissima battuta, non so di che come, forse Walter Chiari, no? Sai che i cimiteri adesso tra poco si riempiono di vita, no? Vabbè, sì, è vero. La settimana prossima, a parte che Castiglione è molto frequentato, il cimitero di Castiglione. Io vedo che adesso sono 10 giorni che ci vado tutte le mattine e vedo gente ancora alle 8 fino alla sera, ci sono sempre 10-15 macchine, c'è molta, è molto frequentato il cimitero di Castiglione. Allora, vediamo qua un altro messaggio. Nodari dall'ex bar Lancia al centro commerciale vicino ex Marcon, ci sono le siepi, vabbè, qua dalla la zona forse, che invadono, ci sono le siepi che invadono la corsia delle auto, le faccia tagliare per favore. Dov'è? Quello scrive, dall'ex bar Lancia al centro commerciale. Ho capito. Marshall, perfetto. Per cui sì, ho capito quel pezzo di siepe che ce l'ha in fondo vicino dopo il distributore. Allora, altro messaggio. Allora lei vuole fare il presidente ancora per 5 anni, però bisogna vincere le elezioni. Io non voglio farlo per 5 anni, per 2 anni sono ancora lì. Le elezioni sono l'anno prossimo, dovremmo vincere anche quelle, penso. Però. Allora, che fiori state mettendo in Viale Boschetti? L'ho detto prima, tulipani e viole, giusto? Sì, tulipani e viole. Per cui viole bianche e viole gialle. Sì. Per cui ho visto, ho imparato la lezione anch'io, quindi. Allora, dunque, Nodari, per favore faccia stangare quelli che buttano i rifiuti. Ancora ci sono. Dappertutto ci sono questi problemi. Purtroppo la gente che butta i sacchetti in giro c'è sempre stata e sempre ci sarà, ma vedo che tutti i paesi qua nell'Alto Mantovano hanno tutti lo stesso problema, anche gli altri paesi, perché sulla Gazzetta vedo che anche loro picchiano su questa cosa, ma purtroppo gli imbecilli ci sono sempre. Anche se rimangono poche, ma ci saranno sempre. Lei è troppo gentile, lo dico sempre. Lei li ha chiamati imbecilli, ma sono peggio. Ho un camioncino che tutte le mattine una persona apposta che va in giro a raccogliere le borsine un po' di qua, un po' di là. Sì, proprio. Purtroppo abbiamo migliorato un pochino, ma a volte per 20 giorni non succede niente, poi magari la strada per Medole trovo 50 borsine in 10 giorni. Cioè, purtroppo. Sì. La gente è così, io non capisco. Come mai uno che abita a Castiglione ha interesse che sia sporco, che quando è pulito e a posto è molto meglio viverci, però non li capisco, insomma, ecco, non capisco il perché. Allora, poi le chiedono, i bottoni saranno i bottini, ma i bottini che fine faranno, appunto di domanda? I bottini stanno lavorando con gli agroalimentari, abbiamo riconvertito la lavorazione,
adesso li abbiamo venduti di conseguenza, ma stanno lavorando ancora con gli agroalimentari. Non è che chi ha comprato possa fare quello che vuole, fa quello che dice la provincia non vuole i percolati, di conseguenza andranno avanti a usare i biodegradabili, gli alimentari, come stiamo lavorando noi adesso, ne stiamo lavorando 40.000 tonnellate, aumenteranno sicuramente un po', ma sono agroalimentari che verranno dalla provincia. Certo. Allora, scusi Nodari, dicono che questo inverno sarà freddo, dica a Volpi di preparare gli spargisale che si dimentica perché ha tanto da fare. Va bene, quando vede il sindaco... Faremo così, l'importante è che questo, che ci siano le macchine pronte in caso che nevichi. Di solito nevica poco a Castiglione, però ci sta di tutto. La ringrazio comunque. Non so chi l'abbia detto, però vabbè, se è un inverno, vabbè, comunque lo spargisale eventualmente. Vabbè. Gli odori ci sono... primo maggio, non so, primo maggio, adesso vado a vedere, dunque vediamo, Biociclo va alla grande e assume, ho sentito, ma è vero, punto di domanda? La Biociclo sta mettendo in funzione l'impianto nuovo che ha fatto, ma non credo che, perché gli operai che ha la Biociclo sono molto pochi, sono 5 o 6 o 7, non è che è l'Indica che ha 40 persone, ma la Biociclo non credo che abbia bisogno di personale, però può anche darsi, insomma, ecco. Allora, gli odori ci sono nel quartiere Primo Maggio, mi ha fatto presente, giustamente. Primo Maggio vengono da Vedenzano, da Lonato, purtroppo il vento li porta, è una cosa che hanno, il comune aveva assunto i nosometri, aveva assunto della gente per vedere da dove arrivavano, però dopo lunghe passeggiate non sono riusciti a capire da dove vengono, perché il vento li porta per 10-15 km e uno fa fatica poi a individuare dove vengono gli odori. Allora Paolo dice, con i fiori non tappiamo le buche e le tasse dei rifiuti sono alte. Con i fiori mettiamo nelle aiole, le buche le chiudiamo col catrame, infatti questa amministrazione ha fatto più di 15 km di asfalti in 4 anni, credo che sia l'unica amministrazione che ha fatto tante strade così in poco tempo. Ne ha finita questa la settimana scorsa, credo che ne abbiano ancora a qualcuno in ballo, comincia il freddo, però non ditemi che questa amministrazione non ha fatto asfalti, perché ne ha fatti il triplo di quelli che facevano gli altri in 5 anni. Ancora, la campagna elettorale è già iniziata, il cimitero è la prova che dovete lavorare per i cittadini sempre, la prova che dovete lavorare per i cittadini sempre. Veramente io il cimitero l'ho detto ancora un anno fa che lo volevo fare, però... Per quanto riguarda la provincia, da darci i permessi ci sono voluti 6 o 7 mesi, infatti siamo in ritardo, ma sicuramente non ho pensato di fare il cimitero per la campagna elettorale, penso neanche alla campagna elettorale, assolutamente. Allora, Nodari dovrebbe dire che Indecast non ha futuro, è troppo piccola, c'è un altro messaggio. L'Indecast perché non deve avere futuro? L'Indecast è una bella azienda, lavora per il comune di Castiglione, non abbiamo bisogno di lavorare per altri comuni. È al 100% sua del comune di Castiglione, per il comune di Castiglione è autosufficiente perché non dobbiamo mica averla, che ci faccia dei servizi che altrimenti non avremmo mai se dovremmo appaltare i lavori. Infatti quando abbiamo appaltato i lavori a Castiglione, sia nel cimitero sia in altre zone, abbiamo visto che i lavori fanno un po' schifo. Poi ancora, Nodari, non potete fare una seconda area sgambatura cani, magari in zona artigianale, ma bella grande, che ci porto il mio di cane? Addio. Abbiamo lo sgambatoio lì nel Parco Pastore. L'unica cosa che devo dire ai cittadini di Castiglione è che oggi a Castiglione ci sono più cani che cittadini quasi, e che raccolgono gli escrementi che invece di lasciarceli in giro sui marciapiedi. Certo, certo. Quello è la cosa importante. Ma anche lì poi la maggior parte penso che sia, mi corregga se sbaglio, sì, educata. C'è il solito uno su che è il... Ci sarà un 5-6% che fa quel lavoro. Esatto, lì. Il cosiddetto furbo. Guardano dietro, guardano davanti, se non c'è nessuno lasciano gli escrementi. Nel parco poi è un disastro. Mm-hmm. Li lasciano andare nell'erba, così la fanno tranquillamente e la lasciano là. Mm-hmm. Allora, la piazza Dallò è bella così, dicono. Piazza Dallò è 2 anni ormai o 3 che ha preso vita, infatti per i mesi estivi è una cosa meravigliosa perché vedo centinaia di persone tutte le sere. Adesso comincia il freddo, stanno diminuendo, però abbiamo fatto 6 o 7 mesi in piazza Godallò con una piazza molto gremita, che non è mai successa una cosa del genere. È un paio d'anni che funziona, spero che si migliori sempre. Oltretutto hanno fatto un altro ristorantino nuovo lì in piazza, ce ne sono 4 o 5 adesso.
E infatti la piazza bello. È sempre gremita. Infatti. Allora, altro messaggio, dunque, Presidente, quando si lavora si subiscono critiche, però le sue sono consecutive, costruttive, bravo, dice Elena. Poi ancora, scusi, gli ingombranti sono ancora gratuiti e allora perché li abbandonano questi simpaticoni, dice? Perché sono degli imbecilli, la piazzola è aperta tutti i giorni, è aperta tutti i giorni, a parte un giorno a settimana, anche al sabato. Ma c'è addirittura, mi pare, anche proprio la raccolta, no? Si possono... Sì, addirittura andiamo a prenderglieli a casa, prenotano, andiamo, se uno ha il comò, il vestà, le cose che non usa più la lavatrice... Telefono in Indica, andiamo col camion, una volta abbiamo tre giorni a settimana, andiamo a prenderli a casa. Quindi, e che purtroppo la gente... Benissimo. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Franco Nodari, amministratore unico di Indecast. Come vuoi salutare i suoi concittadini? Addio i cittadini, io li ringrazio molto volentieri, che fate i bravi sia nella raccolta sia con gli escrementi dei cani. Io cerco di tenervi pulito tutto a Castiglione e mettergli i fiori un po' dappertutto, che danno vita e danno allegria. Esatto. Grazie a tutti i cittadini. Grazie. Per averci ascoltato. Grazie.